Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei libri peggiori del 2021. Fortunatamente è stato un anno di letture abbastanza buono, nel senso che fortunatamente ho dato una stella solo a tre libri. Una stella per me vuol dire che il libro non è recuperabile da nessun punto di vista, non mi è piaciuto assolutamente nessun aspetto del libro. Mentre invece qualche libro da due stelle c'è stato e un paio saranno inclusi anche in questo video. Proprio perché appunto... Si classificano tra quelli che mi sono piaciuti di meno, ma che non considero brutti in toto. Anche tra quelli da due stelle, questi sono quelli un po' peggiori, ecco, magari due stelle meno, questi qua che farò vedere. Appunto si è salvato Normal People, perché è un libro che riconosco non è per me. Si è salvato il secondo volume della Wilson Vaughn, perché il primo mi è piaciuto abbastanza, il secondo così così, ma essendo forse una prima opera... Non mi sono sentita di includerla in questa classifica, mentre invece purtroppo, e mi piange il cuore a menzionare questa autrice qui, perché mai nella vita mi sarei aspettata di farlo, al quinto posto dei libri peggiori di quest'anno c'è Tragedia in tre atti di Agatha Christie. Io adoro Agatha Christie, quest'anno ne ho letti tantissimi e questo insieme a Perché non l'hanno chiesto a Evans si sono beccati due stelle. Perché non l'hanno chiesto a Evans l'ho salvato perché ci sono stati punti... in cui mi sono effettivamente divertita, diciamo. Questo qui è stato una noia mortale, proprio un libro che non sta in piedi, non mi piaceva l'intreccio, la risoluzione è stata poco credibile, cioè la prima che non tiene rispetto ad altri libri che ho letto, c'è stato solo un elemento del mistero che mi è piaciuto e comunque la scrittura di Agatha Christie è sempre molto scorrevole, quindi questi sono gli unici due elementi che l'hanno salvato da ricevere una stella. Però dovrebbe essere un libro di Poirot in cui lui appare, mi sembra, un pochino all'inizio e poi alla fine compare e risolve il mistero senza aver indagato. Cioè prende un po' degli elementi trovati dagli altri personaggi e risolve lui tutto. Che mi ha dato un po' fastidio, nel senso, ok, lui non è mai uno che comunica al lettore le cose man mano che le trova. C'è un momento in cui mette in fila gli indizi e lì ok. Però nel caso di Tragedia in tre atti io l'ho trovato proprio costruito male come libro. Non mi sono divertita leggendolo, mi stavo proprio annoiando a morte, è un libro corto quindi sono arrivata alla fine, però ecco, per ora è il peggiore di Agatha Christie che ho letto finora e un po' mi piange il cuore perché appunto lei è un'autrice che in genere mi piace molto. Quarto posto, e anche questo autore mi sento malissimo inserirlo in questa classifica, c'è Saramago con Il viaggio dell'elefante. Ne ho parlato recentemente nel wrap up di dicembre perché questo libro l'ho iniziato a luglio. Sono arrivata all'85% a dicembre e ho deciso di gettare la spugna. Per me è estremamente raro non finire i libri. L'ultima volta che non avevo finito un libro era successo nel 2017 e una volta arrivata all'85% ho deciso che non ce la facevo più, che stavo sprecando il mio tempo. Ho quindi letto le ultime poche pagine e ho deciso di accantonarlo. Questo libro alla fine ha ricevuto due stelle proprio perché l'ha salvato la scrittura di Saramago e perché molto probabilmente io non ho capito l'intento del libro, quindi forse c'è da imputare anche un fattore relativo a me. Però è tra i peggiori dell'anno perché ci ho messo mesi a finirlo, mi ha mandato nel blocco del lettore, tant'è che a luglio per colpa di questo libro non ho letto niente. Mi dispiace perché Le intermittenze della morte è stato un libro che mi è piaciuto tantissimo, sempre letto quest'anno, che anche quello di poco non è entrato nei miei preferiti tra l'altro, quindi proprio due poli opposti. Non mi sento neanche di definirlo brutto, ma sicuramente un libro che non mi ha dato sensazioni piacevoli. Primo gradino del podio invece va a un altro libro in portoghese tra l'altro, che è Budapest di Chico Buarchi. Questo libro l'ho letto a marzo, che di per sé non è stato un gran mese né dal punto di vista delle letture né dal punto di vista personale, e quindi questo sicuramente non ha aiutato. Fortunatamente almeno è corto, quindi sono riuscita a non spalmarmelo troppo nel tempo, come è stato appunto con Il viaggio dell'elefante o come altri di cui parlerò più avanti, e anzi che ho trovato l'audiolibro su YouTube che mi ha comunque aiutato a velocizzare il processo di lettura, perché veramente anche qui no. Budapest parla di José, che è un ghostwriter che sta tornando in Brasile e per una fortuita coincidenza si trova a fare uno scalo forzato a Budapest perché appunto perde il secondo volo che avrebbe dovuto prendere e si innamora totalmente della cultura e della lingua ungherese, tanto da decidere di mettere sotto sopra la sua vita, di mandare tutto alle ortiche pur di gettarsi a capofitto in questa sua nuova passione. È un libro estremamente confusionario, sì c'è il tema del doppio, ma secondo me non si capisce bene chi è cosa. È chiaro che non deve essere trasparente
se le cose succedono davvero, quale, chi sta facendo cosa, però in questo caso l'ho trovato così confusionario da essere difficile da seguire. Tra l'altro il protagonista è insopportabile, veramente una persona orribile, egoista, e ci sono delle uscite maschiliste che veramente mi hanno fatto rabbrividire in un paio di punti. Io non lo so quando è nato questo signore Chico Buarque, nel 44, quindi è una generazione che purtroppo soffre tanto di maschilismo. Però ecco, leggere nel 2021 ti fa venire un po' i brividi lungo la schiena. Anche la scrittura l'ho trovata abbastanza sgradevole, cioè tipo quella di Saramago l'ho trovata molto piacevole, molto poetica. Qui è proprio sgradevole la scrittura e veramente per me è uno spreco di carta, non salvo niente di questo libro. Si vede che è il primo a cui ho dato una stella, si vede proprio, perché mi sto proprio scaldando. Ripeto, uno spreco di carta, poca per fortuna appunto perché è corto, ma comunque per me no. Sorprendentemente non al primo posto, bensì al secondo, e portato a termine dopo lunghe e diverse tribolazioni, c'è Akotar di Sarah J. Maas. C'è un video intero su questo libro che non sono neanche riuscita a scrivere per quanto mi procurava problemi e irritazione rimergermi in quella storia. Veramente avevo le bolle al pensiero di rivivere l'esperienza di lettura di Akotar, perché ci ho messo 5 mesi per finirlo. 5. Però sapevo che era un libro che non mi sarebbe piaciuto, l'ho comprato quasi per scherzo perché mi è venuto gratis con 6 di Corvi. Per me è un libro terribile, impossibile da salvare sotto tutti i punti di vista. La trama non si regge in piedi, i personaggi sono terribili e hanno delle conversazioni allucinevoli. Il modo di comunicare le informazioni al lettore è poco efficace, viene fatta tramite spiegoni da personaggio inserito per fare gli spiegoni. Non lo so, io vi lascio quel video nelle schede perché sicuramente la me del passato si è sfogata per bene ed era anche più vicino alla fine della lettura del libro. Però dovrebbe essere un retelling della Bella e la Bestia, per me è stato un fallimento su tutta la linea. Appunto, i pretesti di trama non sono giustificabili, non hanno senso, a partire da come lei finisce nel palazzo. Ho trovato anche la scrittura brutta, nel senso che non riesce a... Sarah J. Maas non riesce a integrare le informazioni nel testo. La cattiva fa ridere per quanto è poco credibile, io veramente non so chi l'ha presa sul serio come cattiva di questa storia, e i personaggi maschili, Tamlin, Risand, fanno venire i brividi per quello che ho potuto vedere. Non smetterò di dire, tra l'altro, che Calamai è il picco del trash di cui io abbia letto negli ultimi anni, e non capisco come gliel'abbiano fatto passare tutte queste persone in editing, cioè che nessuno l'abbia fermata prima. Non lo capisco come sia possibile, eppure ci siamo arrivati. Veramente vorrei fare i complimenti al reparto marketing e a chi si è occupato di pubblicizzare questo libro, perché è riuscito a vendere come un fantasy per adulti un romance brutto che parla della storia trita e ritrita, che l'amore non è solo l'aspetto esteriore. Che insomma mi pare che nel 2021 dovrebbe essere il minimo sindacale. Un pessimo primo incontro con Sarah J. Maas, ce ne sarà un altro, vedremo cosa porterà, ma sicuramente non entro con grande fiducia. Altrettanto sorprendentemente, al primo posto dei libri più brutti, quindi che vince il titolo del libro più brutto del 2021, c'è Daniel Pennac con Come un romanzo. Batte Akotar perché oltre alla bruttezza del libro c'è anche la cocente delusione, che è molto peggio. Avevo già letto diverse cose di Pennac e mi erano tutte piaciute abbastanza, e questo libro dovrebbe essere un saggio sulla lettura, su come si diventa un lettore, su come evolve il rapporto con la lettura, grazie e tramite agli adulti che circondano i ragazzi, mentre l'ultima parte dovrebbe essere un decalogo sui diritti imprescindibili del lettore, che era in realtà la parte su cui io puntavo di più, su cui ero più interessata. Mentre invece è stata la parte che mi ha fatto arrabbiare di più e che mi ha fatto definitivamente odiare questo libro. I libri di Pennac in genere mi fanno almeno sorridere, mentre in questo caso mi sono trovata davanti un intellettualoide che parla come se avesse la verità in mano. Un libro noioso, supponente, che tratta il lettore come se fosse un deficiente. Tutto questo fatto usando un umorismo stantio o da boomer, come l'ho definito quando l'ho finito, perché veramente in alcuni punti mi veniva da dire ok boomer, che porta avanti delle tesi e delle teorie che sono il motivo per cui tanta gente si è allontanata dalla lettura, ovvero sia che ci sono lettori di serie A e di serie B, letture di serie A e di serie B. Quindi che se non leggi i mattoni russi non sei un lettore, se non leggi solo classici il resto non conta un cazzo, che è un'attività solamente per persone intelligenti invece che per tutti, come dovrebbe essere. Quindi purtroppo per me Pennac questo ha fatto un mega buco nell'acqua,
un libro proprio brutto, io ne ho un altro che volevo leggere perché la saga Malossè mi sta pure piacendo, quindi vorrei andare avanti, ma ho bisogno di una pausa, perché ogni volta che leggo il nome di Pennac penso a questa roba e mi viene il nervoso. Questi erano i libri più brutti dell'anno, spero che voi non ne abbiate avuti così tanti o che comunque se ci siano stati siate meno arrabbiati di me. Ho anche l'impressione che questo video sia stato un po' più corto proprio perché non mi piace reimmergermi in letture e in esperienze di letture negative. Quindi insomma, spero comunque che si sia capito qualcosa. Per il video di oggi però è tutto, ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdervi nuovi video. Ci vediamo martedì prossimo alle 14 con un nuovissimo video. Ciao!